Zeman a caccia del primo successo della sua nuova stagione ad Agropoli, la casa della Gelbison, il Boemo presenta ben 5 novità crescenze al posto dello squalificato Cancellotti, Basic per Boben, anche la prima titolare per lo slovacco preso dal Nord Sieland, Raffià Mezzala in luogo di Aloy, soprattutto davanti Vergani preferito all'Escano, a sinistra invece delle Monache, vince la concorrenza almeno inizialmente Nicolai e Cuppone 3-5-2, la Gelbison intanto viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della tragedia di Cutro, davanti nella Gelbison l'ex Tuminello insieme con De Sena, attaccante pericoloso, 8 gol in campionato, diverse le assenze anche nella Gelbison, Gigli enunziante per squalifica, Faella e Francofonte causa infortunio. Sugli sviluppi di questa rimessa laterale, all'inizio il Pescara sonnecchia, c'è un'opportunità per la Gelbison, De Sena mette a sedere Brosco, grande finta e destro, rimane praticamente immobile Pizzari salvato dal palo, dunque comincia nettamente meglio la formazione cilentana allenata da Esposito, oggi squalificato, al suo posto Agostino Spicuzza che sarà espulso nell'intervallo. Rivediamo la conclusione di De Sena, ripetiamo 8 gol in campionato, classe 1991, il Pescara comincia ad alzare i giri del suo motore, anche se qui si fa trovare scoperto a centrocampo e c'è questa opportunità per Tumminello da distanza siderale, direi il suo sinistro che non c'entra lo specchio della porta. Questo è l'inizio della partita non esaltante da parte del Pescara, comincia a giocare soprattutto con gli inserimenti delle mezzali, tra l'altro Palmiero recupera palla dopo aver perso la sfera, c'è questo cross da parte di un giocatore biancazzurro di Merola e il tocco con il braccio del numero 7 della formazione di casa Graziani, l'arbitro sembrava aver indicato prima il dischetto, poi concede invece la punizione all'altezza del limite. Beh, insomma, queste sono le immagini, giudicate voi, difficile stabilire se il tocco con il braccio fosse dentro l'area, all'interno dell'area di rigore oppure fuori, l'arbitro in un primo momento sembrava avesse indicato il dischetto del rigore e poi invece accorda il calcio di punizione, viene battuto da Merola, spento in questa partita, sarà sostituito nel corso della ripresa da Cuppone, la palla sorvola la traversa della porta, difesa da Anatrella, classe 2001, lo scorso anno era alla Cavese, miglior portiere della Serie D, e poi passato al Piacenza, è tornato a gennaio in campagna con la maglia della Gelbison, qui il gol di Brosco, 48 minuti nel corso del primo tempo, il pieno recupero su cross da calcio d'angolo di Mora, il perentorio colpo di testa, lo stacco vincente di Riccardo Brosco, nulla da fare per Anatrella, va Brosco ad esultare sotto lo spicchio, sotto il settore presidiato occupato dai tifosi biancazzurri, circa 150, gran gol di testa di Riccardo Brosco, il secondo sigillo in campionato per il reduce della Zemanlandia di Pescara 2011-2012, un campionato favoloso da incorniciare, l'irripetibile stagione che portò il Pescara e Zeman in Serie A. Dunque la Pescara si porta in vantaggio, siamo con le immagini nella ripresa, il calcio di punizione di Tumminello alza sopra la traversa il portiere biancazzurro Plizzari, sugli sviluppi del calcio d'angolo vediamo Graziani, la finta, lascia l'incombenza a Uliano, cambia la bandierina, il perentorio colpo di testa questa volta è di Carnielutti, difensore centrale della squadra campana, nulla da fare per Plizzari, 1-1, pareggia la squadra cilentana al minuto 54, il gol, secondo gol in campionato per il classe 99, ha compiuto 24 anni lo scorso mese di febbraio, Carnielutti, scuola Roma, qui una serie di blocchi, vanno a terra due giocatori del Pescara, si fa male anche Mora, presenterà una vistosa fasciatura all'altezza proprio del capo, Mora poi abbandonerà il proscenio, però insomma non mi pare che ci siano gli estremi per un fallo, un calcio di punizione, sono cose normali che succedono in area di rigore, il perentorio stacco vincente questa volta di Carnielutti, un'azione in fotocopia rispetto al gol siglato dal Pescara, cambia solo la bandierina, 1-1, tutto da rifare, Raffià prende in mano la squadra, Raffià il migliore in campo insieme con Palmiero, ma tutto il centrocampo si è comportato in maniera egregia e qui guardate il recupero palla con grande aggressività da parte della formazione biancazzurra, il tocco per Raffià che alza la testa, il perfetto assist e la torsione fantastica
di Facundo Lescano, che ha preso il posto dal primo minuto della ripresa di Vergani, e il gol numero 12 in campionato per l'attaccante italo-argentino, classe 96, che eguaglia il suo primato stabilito 2 anni fa con la maglia della San Benedettese, 12 gol in campionato come 2 anni fa, con la San Benedettese anche altri 2 gol, uno nei playoff e uno in Coppa Italia, quota 14, però a questo punto ha altre 7 giornate Facundo Lescano per battere il suo record personale di marcature. Lo rivediamo questo gol davvero molto bello in torsione su perfetto assist di Rafià, il Pescara dunque di nuovo in vantaggio al minuto 71, poi non rischierà di fatto nulla, anzi avrà la possibilità la formazione biancazzurra, vedremo se ci saranno le immagini che ci potranno appunto dare la visione di quanto appena detto, con la conclusione infatti proprio di Germinario sul tentativo di testa di Cuppone, entrato in corso d'opera al posto di Merola. Germinario anch'egli entrato nella ripresa, grandestro al volo, purtroppo la palla non si abbassa, però buono l'impatto di Germinario, classe 2002, lo scorso anno soltanto in eccellenza del Chisola, squadra piemontese, e poi proprio quasi all'ultimo respiro il tentativo di Granata con la parata in 2 tempi di Plizzari, tiro centrale che non procura patemi all'estremo difensore biancazzurro. Finisce così la partita dopo 5 minuti di recupero, il Pescara vince ad Agropoli 2-1, è l'8º successo esterno stagionale per la squadra biancazzurra. Il Pescara torna a flirtare appunto con i 3 punti fuori casa, non succedeva da 3 mesi, con lo stesso arbitro, la curiosità, Petrella della sezione di Viterbo, stesso arbitro di Monopoli Pescara, vittoria per 2-1 lo scorso 11 dicembre, la cosa che più conta, questa è la prima vittoria del nuovo corso.